Mister, allora ci sono stati pochi giorni per riflettere su Corticella, insomma, sicuramente avrei provato a capire insieme alla squadra cosa non è andato. Un Carpi che va e domina a Sant'Angelo, a Pistoia, che invece non gioca a Corticella, lascia il pallino a loro e insomma è stata davvero una brutta prova. Non so se ne avete riparlato oppure se vi siete buttati subito su Sant'Angelo. No, ne abbiamo parlato e come perché siamo delusi e insoddisfatti da noi stessi e quindi c'era da fare chiarezza, c'era da cercare di capire il perché, che probabilmente sono più di uno e bisogna ripartire. Ci siamo abbastanza vergognati della prestazione fatta e quindi abbiamo voglia di rivalsa e soprattutto voglia che questa cosa non accada più. C'è subito il campo contro una delle squadre che tutte avevano messo lassù, contro cui non c'è da guardare la classifica perché insomma anche le ultime due gare le ha perse rimanendo in 10 praticamente subito, davanti all'attacco forse sulla carta più forte del girone, e la di dietro però possiamo considerarlo, immagino che l'avrei preparato come un big match perché sulla carta è una delle squadre più forti del girone. No, no, è un big match dove si affrontano due squadre che vengono da due sconfitte, quindi avranno entrambe voglia di rifarsi. Loro sono una grande formazione con tanti giocatori di Serie C, ma questo non conta. Noi abbiamo visto che determiniamo la partita quando facciamo male, come abbiamo fatto a Corticella, andiamo in difficoltà e quando facciamo bene siamo in grado di mettere in difficoltà le altre squadre. Mi aspetto tanto perché è una partita complicata, una partita che è comunque tra due squadre che arriveranno là davanti perché la classifica è talmente corta che c'è spazio per tutti.